Senatore Calderoli, il significato della pontiera di quest'anno è racchiuso anche nel simbolo della Lega, che Lega ha scelto per queste elezioni europee, che proprio lei per primo ha depositato al Viminale. Esattamente, il simbolo è il basta euro da una parte, una previsione di un'Europa completamente diversa da come l'abbiamo vista fino ad oggi, e l'uscire da una moneta che ha massacrato l'economia delle famiglie e le imprese, e il lancio dei nostri referendum, per cui stiamo raccogliendo le firme, perché laddove il Parlamento non interviene o interviene sulla strada sbagliata, noi affidiamo al popolo, e quindi ciascuno potrà sottoscrivere i nostri referendum e si andrà a votare per abolire la legge Fornero. Martedì prossimo ci sarà anche il deposito di quel referendum che andrà ad abrogare l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Quindi la politica la fa il cittadino, per dirla alla Grillo. Raccolta di firme che stanno andando anche molto bene anche nei comuni. Esattamente, abbiamo continue richieste anche dai comuni del Mezzogiorno, che dicono di aver esaurito i moduli, di mandargliene ancora, quindi un successo in zone del paese che non erano prevedibili. Senta, lei è correlatore per quanto riguarda il testo della riforma del Senato, ha proposto anche degli emendamenti, delle modifiche, e lei ha detto che il Senato dovrebbe avere anche il ruolo di fornire un parere al governo quando va a parlare di questioni europee, proprio in materia europea, quindi c'è un po' un nesso anche con il tema dell'Europa. In che senso intende? È quello proprio della cosiddetta fase ascendente, cioè prima che vengano assunte delle decisioni in sede europea, i parlamenti danno delle proposte, dei suggerimenti, cosa che fino ad oggi non accade, viene fatta in maniera molto modesta dagli attuali parlamenti. Dopodiché ci troviamo delle decisioni che sono assolutamente in contrasto con i nostri interessi, quindi bisogna lavorare prima perché non arrivino delle direttive europee che non stanno né in cielo né in terra. Quindi per questo il Parlamento e soprattutto il Senato dovrebbe avere un potere tale che invece, secondo lei, da quello che è uscito dal testo, non avrebbe, insomma. In questo momento quel Senato non ha nessun potere, se deve essere il Senato delle autonomie è giusto che il territorio, cioè quello su cui poi ricadono le direttive europee, dica prima come le vuole, in modo da non lamentarsi dopo. Quindi lo slittamento della discussione era previsto per il 25 aprile, aveva detto Renzi, adesso è slittato. Quelle sono degli ultimatum che sono assolutamente inutili. Chiunque conosca i tempi di esame in commissione e in aula sapeva dall'inizio che quella data non sarebbe mai potuta essere rispettata. Quindi che ci sia la voglia di farlo va bene, ma bisogna farla in fretta ma anche bene. Allora, per terminare, cosa si augura dalla pontida di quest'anno? Adesso io voglio un grande rilancio del movimento e l'ultimo periodo di campagna elettorale da parte di tutti, con una grande carica che ci viene da Pontida, tutti a lavorare a pancia a terra.